fibromi possono colpire anche la sessualità della donna nelle tre dimensioni che la compongono. Innanzitutto l'identità sessuale, il sentirsi donna. Quando la donna può essere colpita a fondo in questa dimensione? Innanzitutto quando non può più essere madre. E questa ferita sull'identità fa dire a molte donne non sono più una donna, proprio perché la dimensione dell'essere mamma è proibita per sempre da una fibromatosi imponente o che ha imposto addirittura la rimozione dell'utero. Ecco perché è importante una diagnosi precoce, una terapia tempestiva dei fibromi, proprio perché una donna possa continuare a sentirsi tale e realizzare il sogno di maternità anche più avanti negli anni e non solamente negli anni d'oro della potenzialità riproduttiva intorno ai 20-30 anni. La seconda dimensione della sessualità che può essere profondamente colpita è la funzione sessuale. Innanzitutto nelle donne che hanno emorragie mestruali, perché questo comporta anemia, carenza di ferro, e la carenza di ferro colpisce elettivamente due grandi dimensioni, raddoppia la depressione e uccide il desiderio. E senza desiderio è difficile fare l'amore di gusto. Ecco che allora, quando è colpito il desiderio, a cascata tutta la funzione sessuale viene frenata. Si riduce l'eccitabilità a livello mentale, la responsività anche in segnali di seduzione del partner, si riduce la lubrificazione vaginale, l'orgasmo è più difficoltoso. Ma teniamo presente che abbiamo anche un effetto molto negativo dalla durata delle mestruazioni. Già una coppia che si trova ad avere una mestruazione che dura 10, 12, addirittura 15 giorni, viene ad avere una grave ripercussione sulla relazione di coppia. Ed ecco appunto che la terza dimensione colpita è la relazione sessuale. Non solo per la frequenza di rapporti che si riduce, non solo perché la signora ha meno desiderio e più difficoltà ad accogliere poi anche solo l'idea, la proposta di un rapporto, ma magari c'è un altro problema importantissimo che è il dolore alla penetrazione profonda. E allora, a meno che una non sia masochista, se ha poco desiderio, difficoltà di eccitazione e in più anche dolore, dice no, guarda, grazie, preferirei di no. Infine, la relazione di coppia può essere anche profondamente ferita nelle coppie che desiderano avere un figlio, che si sono unite con un progetto di famiglia e quindi l'impossibilità al concepimento per aborti ripetuti, per parti prematuri con esiti negativi, in altre parole, l'impossibilità di diventare genitori può essere una ferita a volte dirompente nella relazione di coppia. Per questo la fibromatosi può colpire la sessualità, nell'identità sessuale della donna, nella funzione sessuale, nella relazione di coppia e questo è un altro motivo molto importante per diagnosticare i fibromi presto, trattarli bene in modo da mantenere una grande salute, ma anche una percezione della propria sessualità e sensualità che sia integra e possibilmente felici nell'arco della vita.